Sapete, mi mancava proprio fare un vlog. Comunque questo non sarà un travel vlog. In realtà mi trovo a Barcellona per lavoro. Dovrò girare un video per Stevey. Se non ve l'ho già spiegato, Stevey è un DJ con cui lavoro da circa un anno e mezzo. Mi occupo del montaggio dei suoi video, di girare video per lui. E lui abita a Barcellona e domani sera ha una serata qua. In realtà stasera Steve ha una serata a Roma, quindi arriverà domani a Barcellona. In questo momento mi trovo in un ostello dove ho preso una stanza singola, ma ci rimarrò solo per stanotte perché domani poi dormirò da Steve, domani sera, e lunedì sera prenderò un altro albergo leggermente più vicino all'aeroporto perché l'aereo di ritorno parte alle 6 di mattina, sperando non ci siano ritardi. Madonna mia, cos'è imponente! Comunque in realtà io a Barcellona ci sono stato circa 9 anni fa, ma sono stato solo un giorno perché sono stato al Monegros Desert Festival. A Barcellona non l'ho proprio girata e la Sagrada Famiglia non l'avevo mai vista. Che poi pensavo di arrivare qua e trovare quel caldo proprio afoso, invece si sta da Dio, c'è proprio una temperatura perfetta. Raga, mi è venuta fame. Non mi ricordo dove c'era tacco di bello, penso sempre in Spagna. Però è la prima volta che vengo. Amici, buongiorno, mi sto dirigendo verso casa di Stevey dove lascerò lì le robe e poi andremo in giro per Barcellona. L'unico che è sceso a Monumentale, mi sento solo, raga. Oggi vediamo un po' cosa fare, so che alle 7 inizio a lavorare, quindi cercherò ogni tanto con qualche frame di portarvi con me durante la serata. Andiamo da Steve. Devo dire che girare per Barcellona in metro è molto molto easy, è veramente ben organizzata la metro. Comunque oggi c'è una bella giornata, fa un po' più caldo di ieri, un po' più afoso, però si sta da dire. Cioè raga, sembra esserci già stato perché tutti i video di Stevey partono da casa sua, quindi l'ho riconosciuta subito. Comunque ho appena salutato Steve che è reduce da una serata a Roma, quindi si deve riposare un po'. E io vado a fare un bel giretto, vado a mangiare e poi giretto. Cazzo, mi piace proprio un sacco Barcellona. Cioè, sì, ci vivrei. Dopo aver mangiato andrò a fare un bel bagno. Sì, lo so che bisogna aspettare 3 ore. Andrò a fare un bel bagno così per riprendermi, anche perché stasera dovrò stare bello attivo, bello concentrato, perché girare un after movie in un locale non è facile. Panino da scappato, check. Questo è il primo bagno dell'anno e l'acqua è gelata. Beh, due, facci tua. Mamma mia. Dopo aver fatto quel bagno mi sono preso un bel caffè, che per essere in Spagna non era male. Ora vado verso casa di Steve, una bella doccia, mi riposo un paio d'orette. E poi si inizia. Allora, raga, vai, stiamo andando alla serata. Ogni tanto vi farò vedere qualche frame della serata. Dai.
amici, buongiorno. Sono appena uscito da casa di Steve. Oggi è il mio onomastico. Oggi è il 24 giugno. Infatti è San Juan, che qua a Barcellona è inteso proprio come il capodanno catalano. Infatti ieri sera per strada c'era un casino. In realtà oggi è stata una giornata molto tranquilla, di relax, di collasso, perché eravamo davvero cotti dalla serata. Di solito girare gli after movie è sempre difficile, però ieri non lo è stato, perché c'era veramente un'energia incredibile. Il popolo spagnolo è un popolo veramente caloroso, cioè piaceva proprio alla gente farsi riprendere e fare festa. C'è sempre qualcuno che ti chiede di fare le foto, però purtroppo ormai è la dura vita del videomaker. È un video, it's a video. È un video, è un video, it's a video. It's a video, it's a only video. Baila. Niente, è stato un bel weekend. Siccome l'albergo che ho preso è vicino a Plaza de España, ho visto che Piazza di Spagna è molto cinematografica. Vado in albergo, prendo il Ronin e diamo via al cinema. Raga, in realtà niente cinema, perché mi ha chiamato un caro amico che non vedo da anni, che ormai vive a Barcellona da qualche annetto, e quindi vado a trovarlo. Secondo me non è un caso, ma le ultime tre città di cui mi sono innamorato sono tre città spagnole. Faccio giusto un time lapse veloce in Piazza di Spagna, perché è brutto, se no, essere stati qua e comunque avercela di fianco e non godersela un attimo. Quindi fumo una sigaretta e vai col time lapse. Eccolo qua. Frate, è il tuo? Ma va, non è vero. Ciao. Bene, dai, tu. Bene, alla grande. RP indietro. Frate, cosa stiamo mangiando qua? Mangiando ciuletano di rubia gallega. La scena è importante questa. Diciamo, voglio di questo ciuletano assolutamente. Una volta a settimana più o meno. Sì. Raga, allora abbiamo mangiato. Bevuto. Bevuto. Mo' il frate mi sta portando in un posto dove si vede Barcellona tutta dall'alto. Monte Tibidabo. Però mi sta dicendo 25 euro. Andata e ritorno sono 25. A gite costa 25 euro. Benzina, a guida turistica, ci spiego tutto. Ah, boh, allora guarda. Già sai. Ehi, ponti, da ieri, vanno avanti a oltranza. San Juan. Giovanni. Qua i numeri, eh. E scusa, quelle luci là è Plaza de España. Quel monte, quella cosa là in fondo sopra là è il Montjuic, il castello di Montjuic, che devi vedere pure quella la prossima volta. Se vieni ti porto a vederlo. Il W, le vele, l'hotel, quello lì in mezzo. Ah, minchia, guarda i fuochi. Ancora gli sparano, sì. Quello là in mezzo, tutta la costa di Barceloneta, Villa Olimpica, le due torri. Quella strada che vedi dritta è Calle della Marina, che viene in su. Sagrada Famiglia, quella lì. Sagrada Famiglia non la vedi perché è nascosta da Parguel. Quella è la zona dell'ospedale di Valderbon. In mezzo passa la ronda del Dalt, che attraversa tutta la città da sopra. È una tangenziale che fa tutta la città da sopra e ti porta fuori scendendo. E quella cos'è? Una cattedrale tipo? Sì. E c'è anche un parco di divertimenti con una ruota panoramica. Durante il giorno, nei giorni più limpidi, si vede Mallorca. Raga, il mio viaggio per Barcellona sta terminando. Ho il volo fra 4 ore, solo che non ho voglia di tornare a dormire. Voglio ancora fare un giretto, infatti sono in Piazza di Spagna. E sto andando verso quelle luci che vedevamo da sopra Barcellona. Ragazzi, termina qua il mio weekend a Barcellona. Stasera è stata una bella serata, perché l'ho vissuta in modo meno turistico. Comunque, abbiamo fatto una bella mangiata, un bel giro col mio frate, sono contento. Comunque, se devo fare un bilancio di questo weekend, mi ha lasciato belle emozioni Barcellona. Mi è piaciuta, mi devo ricredere, perché quando passai di sfuggita 9 anni fa non mi entusiasmò come città. Però era perché ci sono stato un giorno e mezzo, chiaramente, avendola vissuta un po' di più a sto giro,
Vi devo ricredere. Mi è piaciuta e spero di tornarci molto presto. Ora sono un po' in ansietta perché mi devo svegliare esattamente fra 4 ore, perché il volo è alle 6, però da quanto ho capito non ci sono tantissimi pullman che ti portano all'aeroporto, quindi per non rischiare uscirò un po' prima di casa. Quindi siamo giunti al termine. Se siete arrivati fino a questo punto del video, io vi voglio ringraziare, ma il mio ringraziamento è veramente sentito, perché nonostante non sia un video di viaggio, se siete arrivati fino a questo punto è perché vi interessa quello che faccio, e quindi grazie veramente. Vado a dormire, raga, vado a dormire queste 3-4 ore. Ci vediamo in un prossimo video.